quindi velocemente passerei intanto la parola agli altri soggetti che, da cui questa idea è partita e con cui abbiamo deciso di mettere in moto questa dinamica, e che sono, oltre al Secolo della Rete ovviamente, il Coworking Mille Piani e Fuso Lab, che è lo spazio in cui ci troviamo. Quindi vi invito solamente a essere brevi, perché siamo andati un po' troppo oltre con i tempi, quindi puntando soprattutto poi al dibattito, se avete spunti, idee, cose puntuali da suggerire, passerei la parola quindi a uno di voi. Fuso Lab, ok, i saluti della casa. No, i saluti, e lancio un piccolo spunto. Tanto benvenuti e benvenuti a tutti, anzi prima benvenuti e poi benvenuti, anche se queste riunioni sono sempre a stragrande maggioranza maschile. Niente, il Fuso Lab molti di voi lo conoscono. Quando Felix mi ha parlato di questa iniziativa siamo stati super contenti di partecipare, organizzarla e di ospitarla, non ospitarla perché insomma ci piace che sia proprio la casa dove si parli di certe tematiche. Quello che facciamo noi da sempre è quello di mixare e cercare di capire le interconnessioni tra l'innovazione tecnologica e delle parti, l'arte e la cittadinanza attiva. Quindi noi non siamo proprio dei tecnici, anche se da noi per esempio si riuniscono tanti gruppi, dal progetto Linux, dei pirati sono tornati da noi, però quello che ci preme e lo spunto che volevamo dare è quello proprio del come diffondere la cultura digitale anche per le masse. Cioè, e questo discorso, da un discorso di un'avanguardia che ha ben presente certi temi come quello della neutralità della rete, della governance della rete, dobbiamo trovare anche un modo per far capire e rendere intellegibili questi problemi alla cittadinanza più ampia. Diciamo, questo è un po' il ruolo che noi ci stiamo prendendo, di metterci in mezzo tra chi è un po' all'avanguardia e conosce anche bene nei meandri i vari problemi, le varie derive che ci potrebbero stare, e cercare di coinvolgere e spiegarle a quanto più possibile della comunità allargata. E questo è lo spunto e questo è il supporto che possiamo dare. E niente, benvenuti, andiamo avanti, poi nei tavoli magari ci confrontiamo meglio sui temi più puntuali. Grazie Dario, grazie al Fuso Lab.